Roma Cremonese 2-1, la Roma dunque vince contro la Cremonese, riuscendo a far sua una partita importante di Coppa Italia. Oggi, 3 gennaio 2024, la Roma nella prima di campionato, o meglio di questo nuovo anno, inizia veramente a trovare grande, grande gioia. Gioia che arriva nel secondo tempo, non nel primo, infatti nel primo arriva un gol, l'unico della Cremonese a firma di Franca Zadolid. Per quanto riguarda invece la Roma, i gol li fa Romelu Lukaku nel secondo tempo e sempre nel secondo tempo Dybala su rigore. Bella partita, devo dire, ma nel primo tempo mi dispiace doverlo ammettere, ma la Roma mi sembra veramente poco partecipe, non è una Roma in grande spolvero e infatti il risultato diciamo che è buono per la Roma, ma infatti proprio i gol che mancano nel primo tempo, secondo me, è un piano segno tangibile di questa realtà. Vi ringrazio per l'ascolto, complimenti dunque a Roma di Mourinho, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.